Buongiorno a tutti, sono Alberto Prase, presidente di Prase Engineering S.p.A. E siamo qua a Lise dopo 6-7 anni, anche quest'anno abbiamo partecipato con il nostro stand che possiamo dire non è proprio uno stand di apparecchiature, per noi è un bar. È un bar nel senso che è un posto accogliente dove possiamo stare con i nostri clienti. Quest'anno l'affluenza è stata ottima, penso molta più gente dell'anno scorso, forse italiani un po' meno, e questo ahimè la dice un po' sulla crisi della nostra economia, ma siamo speranzosi che tutte queste nuove tecnologie che sono state presentate in questa nuova edizione possano dare lo spunto per poter essere più creativi e poter fare ancora meglio dello scorso anno. Cosa ha Prase di nuovo quest'anno? Ecco, quest'anno abbiamo una grandissima novità che è partita da ottobre dell'anno scorso, dove Prase Engineering ha presentato già al SIEC la sua nuova divisione video e l'ha implementata a ISE con l'arrivo di MuxLab, ricordando che le nostre prime due aziende di video sono SVSI, azienda americana che è stata tra le prime, se non la prima in assoluto, a offrire al mercato sistemi di comunicazione su rete Ethernet di video compresso e non compresso 4K. Abbiamo anche PureLink, azienda sempre americana ma di proprietà coreana, con produzione di tutte le nostre apparecchiature in Corea, quindi nella tana del lupo del processore video, che propone tutta una serie di switcher audio e video, di convertitori e di distributori audio e video. Oltre al video abbiamo anche tantissime altre novità audio che potrete vedere tra pochi giorni nel nostro sito. Posso citarne alcune: la nuova serie Q-Flex di Tannoy, i nuovi amplificatori di Lab Gruppen D80 e i nuovissimi amplificatori per Touring PLM Plus. Delle Q-Flex di Tannoy è disponibile oggi anche la copertura in ABS per renderle resistenti all'acqua e quindi mettere un diffusore a controllo digitale della tensioattività all'esterno, una cosa non da poco che non tutti fanno. Di Community abbiamo la nuova serie I6 e la nuova serie I8 che soppianta la vecchia serie iBox. Cos'altro posso ricordare? Possiamo ricordare anche le nuovissime serie PGA di Shure, la nuovissima serie di microfoni Motive MV, e sempre, non è più nuovo ma è il nostro più grande successo del 2014, il sistema Microflex che è conference wireless a 1.8 giga di Shure. A proposito di Shure, posso rendere pubblico che l'11 e il 12 marzo prossimi faremo una grande convention presso la nostra azienda, e anzi lo faremo a circa 5 km in una villa veneta con compresa anche cantina, quindi sarà molto interessante anche il post scuola. Presenteremo in una giornata e mezza una sessione sulla radiofrequenza. Come usare la radiofrequenza, quali sono i principi che la regolano, e abbiamo visto che a questo argomento sono interessate tantissime persone, per cui dopo l'11 e 12 probabilmente faremo un'altra e forse un'altra ancora sessione su questo argomento che interessa centinaia di persone e che soprattutto è dedicato ai service, sia service live sia service congressuali.